a tutti, oggi siamo con Vincenzo Paladino, laureato in conservazione dei beni culturali e membro dell'associazione La Bussola di Cassano allo Ionio. Vincenzo, ci puoi parlare di questa associazione e darci un po' il tuo punto di vista? Beh, questa associazione, chiamata La Bussola, appunto nata a Cassano allo Ionio, è formata da un gruppo di persone, giovani e meno giovani, nata circa un anno e mezzo fa. Allora, l'obiettivo di questa, associazione è la volontà, che appunto si sono prefissi i suoi membri, quindi giovani e meno giovani, come ho già detto, di confrontarsi, incontrarsi appunto ed esporre varie idee e crescere insieme con il confronto, appunto, come ho già detto. E tu che idea ti sei fatto da giovane quale sei della realtà in cui vivi, del comune di Cassano? Beh, ovviamente, come ho già avuto modo di dire da altre parti, il periodo non è dei più rosei, diciamo. Quello che va detto è che noi come associazione ci riuniamo giorno per giorno, perché crediamo in un qualcosa, nel poter proporre idee, scambiare idee per poter crescere insieme, come ho già detto. Per quanto riguarda Cassano allo Ionio, lo vivo nei seguenti modi. Innanzitutto io penso che è un paese, dal mio punto di vista, da appassionato di beni culturali quali sono, dalle enormi potenzialità. Se noi vediamo bene, comunque, Cassano, il comune di Cassano, ha un amore di beni culturali paragonabile a poche altre realtà. Se noi ci pensiamo bene, partiamo dalle grotte di Sant'Angelo, quindi da un periodo dal Neolitico, grosso modo, sino ad arrivare all'età moderna, cioè abbiamo beni culturali di ogni epoca. Per quanto riguarda invece la situazione, diciamo, di altro genere, per così dire, del comune di Cassano. Proprio l'altro giorno io mi confrontavo, l'ultimo incontro che abbiamo avuto in assemblea, con, diciamo, un signore con molta più esperienza di me, ovviamente, e lui mi ha fatto riflettere su un punto molto importante. Diciamo che è emerso che Cassano è un paese un po' isolato. Se noi ci pensiamo bene, vediamo che i giovani di Cassano frequentano ad esempio gli altri paesi, come esempio ho modo di confrontarmi con te oggi, che sei appunto di Villa Piana. Noi frequentiamo spesso Villa Piana, frequentiamo altri paesi, altre realtà, Corigliano, Castrovillari, eccetera, eccetera. Ma questi altri paesi ovviamente non frequentano noi, ci sarà un motivo. Questo ovviamente è una questione di. Sarà anche e soprattutto causa nostra, di noi cassanesi stessi. E credo anche che è una questione appunto di mentalità e che andrebbe doverosamente cambiata. E invece come associazione, no? La bussola, che idee intendete lanciare o comunque le aspettative che avete? Allora, parlando un po' più di cose concrete, diciamo che noi siamo un'associazione di giovani e meno giovani, come ho già detto, con una formazione alle spalle. Alcuni di noi sono laureati in vari settori, altri hanno esperienze, diciamo, un po' più pratiche su varie questioni. E ad esempio c'è chi come me ha formazione nell'ambito dei beni culturali, in ambito turistico, in ambito di scienze sociali, eccetera. Vediamo che dagli incontri che noi facciamo e dalle idee che proponiamo, quindi confrontandoci sempre tra di noi, sono emersi appunto e sono stati scritti, proprio messi per iscritto, dei progetti che noi intendiamo presentare. Presentare ovviamente e confrontarci con le varie, diciamo, forze politiche che ci sono sul nostro territorio. Quindi noi comunque partiamo da una base concreta, che è quello di avere dei progetti. Per quanto mi riguarda, come ho già detto, nell'ambito dei beni culturali. Poi
E in concreto tu che progetti hai? In concreto io appunto parto da un piano di valorizzazione di questo immenso patrimonio che abbiamo. Secondo me si dovrebbe partire dalla vera forza motrice della zona, che è il turismo. Dal turismo, sia quello estivo, quindi quando parlo di turismo estivo mi riferisco ovviamente alla grande frequentazione che noi abbiamo di Sibari, nel nostro comune, dei laghi di Sibari, della marina stessa di Sibari, ed anche però di strutture che sono ad esempio a Cassano, quindi ad esempio altre strutture come le terme sibarite, eccetera. Questo turismo deve essere ovviamente valorizzato al meglio durante l'estate, ma allo stesso tempo non essere trascurato per quanto riguarda cioè nei periodi invernali, e appunto quindi essere valorizzato durante tutto l'anno. Altra cosa, nei periodi invernali, secondo me, il territorio, quindi tutti i beni culturali che abbiamo, possa essere valorizzati, ad esempio, interagendo con le scuole. Pensate a come sarebbe, diciamo, formativo, costruttivo per, diciamo, per gli alunni stessi delle scuole poter venire nel nostro comune, quindi nel comune di Cassano, a fare vere e proprie visite guidate. Quindi poter visitare le nostre grotte, poter visitare l'immensa archeologia di Sibari, ma anche, le splendide masserie antiche di Doria, i palazzi, il centro storico di Cassano, non dimentichiamolo, di Cassano Paese. Quindi comunque abbiamo un'immensa mole di beni culturali pronti per essere valorizzati. E altra cosa che c'è da dire è, per la valorizzazione di questi beni culturali dobbiamo fare un altro discorso che è molto importante secondo me, ed è il fatto di diciamo, dobbiamo cambiare un'altra nostra concezione che abbiamo noi, diciamo, tra virgolette cassanesi, che è quella di concepire le varie zone del nostro comune, quindi da Cassano Paese a Sibari, Doria, Lauropoli, eccetera, come zone distanti tra loro. Mi spiego meglio, ad esempio ci sono delle distanze siderali, secondo me, tra Cassano e le sue varie frazioni, e per valorizzare al meglio i beni culturali sparsi nel territorio si deve appunto partire da una concezione di uguaglianza delle varie sue parti, quindi sfruttare le varie zone allo stesso modo. Considerare le risorse uguali. Unite. Sì. E quindi con questo percorso che hai intrapreso, diciamo, pensi davvero che la valorizzazione dei beni culturali sia attuabile nel tuo paese? Beh, io credo, io ci spero vivamente, perché comunque i piani e i progetti scritti iniziano ad esserci, i confronti con chi di dovere iniziano ad esserci concretamente. In più, diciamo, facendo una prospettiva generale su quello che stiamo realizzando con la bussola, va detto che per quanto mi riguarda, io personalmente sono 2 anni che mi sono laureato e sono ritornato da Cosenza, sono ritornato a vivere a Cassano, anzi in contrada murata, precisiamo. In questi 2 anni io non avevo avuto modo di esprimere la mia idea nel palcoscenico del mio paese. Con questa realtà della bussola io non solo sto esprimendo le mie idee e mi sto confrontando con altri ragazzi che hanno idee anche migliori delle mie, questa esperienza sta facendo sì che comunque sta rappresentando una crescita personale, un modo di dialogare con varie persone con cui prima non avevo modo di dialogare. Comunque questa esperienza ha indubbiamente un connotato positivo, quindi questo voglio sottolineare. E poi l'apertura che noi abbiamo nei nostri incontri, cioè, mi spiego meglio, qualsiasi persona
voglia venire a un nostro incontro, esprimere ciò che ritiene opportuno, ciò che secondo lui comunque va sottolineato, è un qualcosa di abbastanza importante che va sottolineato. Infatti, secondo me, è uno dei punti a nostro favore che maggiormente va esaltato. Quindi l'apertura che noi abbiamo verso gli altri, nessun tipo di pregiudizio. Ecco tutto. Ringraziamo Vincenzo per essere stato con noi. Grazie a te e all'opportunità che mi avete dato. In bocca al lupo alla sua associazione. Credo. Grazie.